La canzone più provocatoria mai scritta da un artista musicale italiano. Oddio, sicuramente ce ne sono moltissime, ma L'avvelenata di Francesco Guccini resta uno dei brani satirici più intensi del panorama del cantautorato italiano. Ma di cosa tratta L'avvelenata? Perché è così importante? Benvenuti in questo nuovo flusso di coscienza in cui trattiamo uno degli argomenti a me più cari: il cantautorato, la censura e la libertà d'espressione. Ricordo l'illuminazione successiva all'ascolto, anzi contemporanea all'ascolto dell'Avvelenata, canzone di Francesco Guccini. Vorrei salutarvi dicendovi: e un cazzo in culo e accuse di arrivismo, dubbi di qualunquismo sono quello che mi resta. È incredibile come anche questa volta, come per il video su Lundini e i Vazzanicchi che vi consiglio di recuperare, inizieremo a parlare dell'argomento partendo da uno dei gruppi demenziali italiani più politicamente scorretti che ci sia, i Profilax. Motivi per cui odio la censura parte 1 di 8 miliardi. Oggi vedremo il caso dell'album del 1994 dei Profilax, Under Cool. I Profilax, che probabilmente non hanno bisogno di presentazioni. E mentre curavo entra il fratellino, lo tiro dentro al letto e mi fa un pompino. Nei primi anni 90 cominciarono a produrre le prime cassettine, i primi demo, fino a quando abbiamo fatto un disco passando per una casa discografica. Ci hanno messo i bastoni tra le ruote per quanto riguarda copertina e soprattutto testi, ma anche titoli delle canzoni. Mi ricordo uno stress mostruoso che ci ha impedito soprattutto di far uscire il disco che volevamo noi. Un disco sicuramente infelice per il gruppo e per la carriera dello stesso, che appena arrivato un po' di successo vede il proprio prodotto sputtanato da questo compromesso di politicamente corretto e censura. Comunque quel disco contiene delle perle incredibili come Il silenzio degli impotenti, Marino Sumo e AIDS. Comunque questa vicenda fu essenziale per la storia del gruppo, anche perché quel giorno abbiamo deciso di smettere di affidarci a terzi e abbiamo cominciato a produrre da soli tutto, perché appena qua parli di tiri fuori Vaticano e prete, una Madonna eccetera, scoppia un macello, però poi bestemmiano tutti, ricordiamocelo. E tutto il resto è storia, la storia di un gruppo che ha sempre combattuto contro questa ipocrisia del cazzo per cui se dici una parolaccia vieni radiato dal pianeta Terra, se bestemmi vieni scomunicato da un paese laico, ma Berlusconi bestemmiò in una barzelletta in mezzo agli Alpini, ripreso da 500 telecamere, non successe nulla. La musica è da sempre uno dei media più potenti che abbiamo e anche uno dei più controllati e censurati. I Profilax sono un gruppo che nasce nei primi anni 90 e portano avanti da sempre la libertà d'espressione. Fatemi sapere se vorreste un video dedicato. Ma il periodo in cui il gruppo romano spopola nella cultura nostrana è già prolifico, considerando la nascita precedente di gruppi come Schiantos, Squallor o Elio e le Storie Tese. Ci sono artisti invece che hanno dovuto lottare per poter utilizzare termini non tanto ben voluti o trattare temi un po' scottanti. Vedi Masini con Vaffanculo o che ne so, Baglioni che viene censurato in Questo piccolo grande amore. E anziché dire la paura e la voglia di essere nudi, l'ha dovuto cambiare in di essere soli. Boh. Ma che problema ci avete col fatto che Baglioni scopi, eh? Cioè, voglio dire, non è un bell'uomo, però. No, scherzo, è un saluto a Baglioni che so che vede tutti i video. Per cui in realtà ci sarebbe da fare un piccolo passo indietro e considerare altri cantautori che negli anni precedenti sono stati puniti con censure e limitazioni espressive varie. Storie di pedofilia, sesso esplicito e un gorilla che si scopa una vecchia. No, non sono cose divertenti che ho appena inventato, ma è la nostra splendida cultura musicale italiana. Basti pensare che Guccini ha scritto Il vecchio e il bambino, una canzone in cui un vecchio porta un bambino in mezzo agli alberi e gli fece vedere cose mai viste. Il brano si conclude con e il bambino disse al vecchio, con voce sognante, mi piacciono le fiabe, raccontane altre. Ma mica solo lui ha scritto cose del genere, basti pensare a Elio e le Storie Tese che hanno scritto Piattaforma, una delle migliori canzoni sulla pedofilia mai scritte, o De André che ha scritto Il gorilla, una canzone in cui c'è un gorilla che scappa da una gabbia in uno zoo e si scopa una vecchia e un giudice. Ma venne censurato anche in Città vecchia, in cui la pubblica moglie venne inizialmente definita come specie di troia. O nella canzone del maggio, trasformando un ferocissimo attacco politico in una modesta critica sociale. Tra l'altro mi fa molto ridere perché anche gli Elio e le Storie Tese hanno una canzone dal titolo simile, la canzone del primo maggio, che tra l'altro fu una piccola rivincita rispetto a un clamoroso caso di censura subito proprio il primo maggio del 91. E quindi sì, il mondo che amo è questo, il cantautorato italiano. Come piace a noi. No, noi contentissimi perché in quel modo passavamo come dei martiri. Lui sdraiato per terra che dice come Jim Morrison, io che scappo con uno che mi vuole staccare il capo, voi con la Rai avete chiuso. Un piccolo aneddoto divertente che racconto sempre quando mi capita di ascoltare questa canzone è che nel ritornello di Sotto casa, quando Max Gazzè canta sono un indegno messaggero e cerco Dio, inizialmente doveva essere e porto Dio, però suonava troppo come una bestemmia, così i discografici gliel'hanno fatta cambiare. Tra l'altro mi fa molto ridere perché Porto Dio è una vera canzone però dei Sanculamo, gruppo spin-off dei Profilax ma con
le bestemmie. Vedi come il cerchio si chiude sempre, eh? E insomma, ragazzi, in questo marasma di artisti a tratti sempre più venduti, che vanno chissà dove per non pagare le tasse, col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe, Puccini nel 1976 si eleva con uno dei brani più di sfida che potesse essere pubblicato, soprattutto della sua epoca, L'Avvelenata. Come già detto, Puccini ne ha fatte tante, dal Vecchio e il Bambino a Cirano, ma questa canzone rappresenta un vero grido di protesta di un uomo e un artista provocatorio allo stato puro. Puccini presenta con queste parole L'Avvelenata durante una delle prime esibizioni dal vivo. La canzone è nata con queste parole perché il momento era un momento di incazzatura. Adesso ci vogliono queste parole. Quando a uno gli cade un mattone sul piede non dice orsù, su via, viva Dio. Francesco Puccini racconta che L'Avvelenata è nata da un momento di rabbia verso il giornalista Riccardo Bertoncelli, che lo ha spinto a scrivere una delle sue canzoni più intense. Verso la metà degli anni 70, alcuni guru del liberismo accusano Puccini di manipolare i giovani, tra cui lo stesso Bertoncelli, che lo accusa di essersi venduto alle case discografiche. Puccini risponde stizzito al giornalista scrivendo L'Avvelenata e iniziando a cantarla ai concerti. Dopo aver saputo che Puccini lo cita nella canzone, Bertoncelli si incontra con lui e chiariscono le loro posizioni, facendo pace. Puccini voleva rimuovere addirittura il nome di Bertoncelli dalla canzone, ma decide di mantenerlo. Sebbene inizialmente riluttante a incidere il brano, lo esegue per il pubblico, pur rimanendo coerente con l'idea che L'Avvelenata appartenga a quel periodo e non sia uno dei suoi migliori brani, nonostante la popolarità. Resta il fatto però che questo frammento di storia è e rimane per sempre uno degli inni alla libertà artistica più forti che esistano. L'artista nel brano si chiede se avrebbe davvero fatto la scelta di diventare un cantautore se avesse saputo tutta la merda che avrebbe ricevuto nel tempo. Si mette in discussione dicendo che forse avevano ragione i genitori a dire che sarebbe stato meglio trovarsi un lavoro vero, considerato che un laureato conta più di un cantante. Ma allo stesso tempo risponde a tutti quelli che lo criticano dicendo che a lui non frega un cazzo di fare la rivoluzione. Lui ha solo il desiderio e la necessità di raccontare storie e di esprimere la sua arte senza limiti e senza i meri giudizi di giornalisti ignoranti o di cantautori ipocriti e realmente venduti, né tantomeno di preti o filosofi di sto gran cazzo. Colleghi cantautori, eletta schiera, che si vende alla sera per un po' di milioni, voi che siete capaci fate bene ad aver le tasche piene e non solo i coglioni. L'Avvelenata è una canzone di ribellione, denuncia sociale, un atto di accusa contro le pressioni e le critiche ricevute, ma anche un'opera di autoriflessione. Il brano ricorda e sottolinea quanto sia importante dire la propria, come si vuole e utilizzando il linguaggio artistico e comunicativo che si predilige, senza limiti di sorta. Puccini utilizza per questo un linguaggio crudo e diretto per difendere la sua autenticità artistica e denunciare l'ipocrisia del mondo che lo circonda, mantenendo comunque sempre un tono sarcastico e ironico. Puccini denuncia il successo superficiale di questi cantanti da quattro soldi e di chi li sostiene. Egli riflette sulla propria identità e sul senso di alienazione che prova, descrivendosi con tutta una serie di contraddizioni e di termini provocatori, se vogliamo. Ammette di essere stanco e amareggiato, ma allo stesso tempo rivendica il diritto di continuare a fare musica secondo i suoi principi, anche se tutto ciò lo porta a essere frainteso o criticato. Nel finale, Puccini riconosce che, nonostante tutto, forse rifarebbe le stesse scelte, perché in fondo ama fare canzoni e vivere la sua vita come vuole lui. Conclude con un'autoironia disarmante, accettando la sua condizione di fesso, che continua a cantare e raccontare storie nonostante tutto. Ma forse quella condizione se l'è guadagnata con il suo talento, la sua determinazione e la sua libertà di raccontare quello che cazzo vuole, come cazzo vuole. È un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo son quello che mi resta. Francesco Puccini cantava così nella sua Avvelenata, una delle canzoni di critica sociale più incazzate mai scritte. Puccini chiama la fama gloria da stronzi e a lui non interessa fare arte, lui fa il cazzo che vuole, non si interessa di applausi o fischi. Vendere o no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Vendere o no non passa fra i miei rischi, non comprate i dischi, tanto non sono più i CD. Questa è una lezione che non solo ogni artista dovrebbe imparare, ma ognuno di noi. In un mondo in cui ammazzi tua madre soltanto per mettere hashtag I'm sorry mom, but in quelle pennette ci ho messo il nitrito di sodio. Puccini 50 anni fa ci diceva: voi che vi vendete per un po' di milioni fate bene ad avere le tasche piene, non solo i coglioni. Puccini non vuole stare su questo palco di merda, però è più forte di lui, ha delle storie da raccontare. Le vuoi ascoltare? Bene, se no vattene a fanculo. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare. Non voglio ergermi a paladino de sto gran cazzo della libertà d'espressione, però se c'è una cosa che amo fare è concepire l'arte come senza filtro, come necessità di andare oltre ciò che già c'è, anche perché, come cantava un altro grande, tutto ciò che c'è, c'è già. E quindi elevare la vita, le emozioni, la nostra stessa esistenza in un video, una canzone, un dipinto, senza stare a badare a distruttive strategie di marketing o dall'insaziabile voglia di apparire. L'arte è arte.
non è fama o visibilità, fanculo! Mi piace far canzoni, bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fresco. Tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un Pio, un Teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzo. Tra l'altro mi fa abbastanza ridere il fatto che J-Ax fece una cover di questa canzone qua della Avvelenata, che in realtà è carina, cioè non è bellissima, però è carina, cioè dopo un po' viene annoia, però è figo che sia fatta tutta rocchettosa. E Guccini in un'intervista disse tipo, sì ormai l'Avvelenata, facciamola cantare a questi ragazzini, tipo una roba del genere, facciamola cantare agli altri. E fa ridere il fatto che Guccini se la prenda così anche con chi tipo gli fa i tributi. Ragazzi, grazie mille di aver visto questo video, io vi ringrazio, vi voglio benissimo e ci vediamo al prossimo. Iscrivetevi, mettete mi piace, fatemi sapere se Guccini o il cantautorato italiano è un argomento che vi interessa, che magari ne parliamo nei prossimi episodi. E alla prossima, ciao! Per cui in realtà ci sarebbe da fare un piccolo passo indietro e considerare altri cantautori che negli anni precedenti sono stati puniti con censurie. Censurie è una parola che esiste. Porco Dio.